Senatore Nania, ci tocca, avremmo dovuto parlare di altro e parleremo di altro, ma ci tocca partire dall'intervento del ministro dell'economia austriaco sulla situazione italiana e sul fatto che l'Italia starebbe per chiedere un prestito al fondo per onorare i propri debiti. Una battuta ce la fa su questa domanda? Sì, mi pare che questa notizia è stata smentita. La rappresentante del governo tedesco ha, come dire, espresso il suo punto di vista, può darsi pure che abbia ragione, comunque allo Stato questa sua congettura è stata smentita. Certo, a pensare tutto quello che ha detto Monti, come sono andate le cose, anche di quello che dice il governo, di quello che dice il Presidente del Consiglio, c'è da dubitare. Se solo pensiamo al famoso decreto Salve Italia, che doveva fare abbassare lo spread e riportare tutta la situazione in condizioni ottimali, la consapevolezza che lo spread oggi è sempre come prima, se non addirittura più di prima, non ci fa essere ottimisti. Quindi però un appoggio, la risposta di Monti sottintende che c'è comunque un appoggio da parte della Merkel. Dico, può sembrare una battuta, mi pare che la Merkel appoggiava anche Sarkozy, e sappiamo come è andata a finire. Io penso che dobbiamo smetterla di pensare ad un'Europa che parla tedesco e penso che non si può assolutamente immaginare che la Germania tenga sotto scacco tutti gli altri paesi europei. Quindi, come dire, un discorso di sistema va portato avanti e va fatto. Non può essere la Merkel a dire ora sì, ora no. Ci fa piacere però che lei abbia portato il discorso sulle elezioni, perché parlando di Sarkozy è chiaro che ci tocca anche quello. Ultimamente nel PDL ci sono grossi movimenti, grosso ribollire, e c'è addirittura chi sulla scia di Matteo Renzi dall'altra parte parla di rottamazione di, tra virgolette, vecchi del partito. Una soglia che andrebbe messa addirittura ai 45. Tagliando poi chi invece ha contribuito a fondare il PDL e chi sta portando avanti, ad esempio anche nel caso suo, delle idee ottime fra un presidenzialismo sulla quale vi chiederei una battuta anche lì e per esempio il primario del partito. Sì, ma in effetti diciamo che i politici non si misurano dall'età, ma si misurano con le idee. E quindi chi ha idee che camminano al passo con i tempi, soprattutto chi ha idee che portano lontano, è giovane. Ci sono sempre molte battute da questo punto di vista, non ultima quella di chi sostiene che per essere davvero giovani bisogna diventare anziani, quindi lei si immagina questa storia di vecchi o meno vecchi quanto mi appassiona. Il fatto di portare avanti delle idee, certo sì, che mi appassiona, come? E mi pare che in questo contesto la circostanza che dentro il Popolo della Libertà qualcosa bolle in pentola mi pare un fatto positivo, non negativo. Finalmente, direi, finalmente non è un partito che parla con una voce sola, ma un partito dove è possibile confrontarsi quando si tratta di assumere delle decisioni che incidono non soltanto sul futuro della formazione politica alla quale si appartiene, ma anche sul futuro della scelta che i cittadini saranno chiamati a compiere. Le primarie in questo senso rappresentano una buona occasione, non si può sopportare l'idea, almeno per quanto mi riguarda io non la sopporto, che uno strumento come le primarie, che è propedeutico alle elezioni dirette di chi governa, sia stato utilizzato di chi ha sempre contrastato le elezioni dirette di chi governa. Detto in soldone, uno strumento nato a destra, le primarie, viene utilizzato dalla sinistra. Però il fatto che ancora si mettano delle barriere, si facciano dei nomi, come ho detto prima, i famosi 45 anni, entro i 45, significa forse tentare di svicolare le primarie. Perché non faccio andare alle primarie qualcuno che è oltre. Ma la democrazia non si coniuga con l'età, si coniuga con le idee, e con la politica, con la P maiuscola. E quindi per me chi ha idee, se ha 20 anni, o se ne ha 80, può partecipare, tanto a giudicare sono i terzi, cioè l'idea che la democrazia si costruisca con i vedi, con le barriere, con il perimetro, è un'idea che non mi appartiene. Ma l'elettorato vostro, quello sfiduciato, quello che ha votato a Parma per Grillo,
vuole sapere perché non venite ascoltati, perché c'è ancora qualcuno che fa resistenza all'interno del partito. Perché l'esplosione dell'antipolitica, tra virgolette, ha messo il PDL nella condizione di apparire come il movimento politico che difende, tra virgolette, l'esistente. Tanto per essere chiari, una legge elettorale di nominati. Il PDL non ha nessun interesse, né per la sua storia, né politico in concreto, di difendere una legge che fa riferimento ai nominati. Intanto perché il copyright di questa legge c'era il centrosinistra, pochi sanno che quello che si chiama il Porcellum in effetti è stato testato e realizzato in Toscana. Il PDL ha commesso, il PDL, il centrodestra allora, sotto la spinta di Casini che voleva a tutti i costi una legge ad impianto proporzionale, ha preso in prestito quello che io chiamo il Toscanellum, cioè la legge che vige per le regionali in Toscana, e l'ha trasportata sul piano nazionale. Pochi sanno in Italia che in Toscana non si esprimono preferenze per l'elezione dei consiglieri regionali, sono i partiti che stabiliscono l'ordine di lista. Il centrodestra nel 2006, nel 2005, ha preso quella legge e l'ha trasportata sul piano nazionale. Per la verità c'è stato un dibattito anche su questo, perché Berlusconi e lo stesso Casini proponevano di introdurre la preferenza, ma si oppose allora Fini, il quale ha voluto questo sistema bloccato. Lo ha riconosciuto lo stesso Fini, che si è pentito nel suo comizio di Mirabello di qualche anno fa dicendo di avere sbagliato su questo punto. Allora, sostenere una legge con la quale o attraverso la quale non sono gli elettori che scelgono gli eletti è una contraddizione in termini. La democrazia vive di questo rapporto tra elettore ed eletti. Il Popolo della Libertà deve darsi da fare per smontare questa legge, a mio avviso, solo nella parte in cui non consente agli elettori di scegliere con il proprio voto deputati e senatori. Quindi tornare al vento di movimento di rinnovamento che portò il PDL al potere, però bisogna fare in fretta. Partendo dal basso, che portò il PDL al governo più che al potere, perché in una democrazia nessuna forza politica va al potere, le forze politiche, vincendo le elezioni, vanno al governo del paese, nella consapevolezza che chi vince non vince per sempre e chi perde non perde per sempre. Questo e ciò che fa la differenza tra una cultura liberale che dovrebbe essere propria e che è propria del centrodestra e una cultura egemonica quale quella che ancora anima la sinistra. Ma cosa volevo dire? Che questa legge, il cosiddetto Porcellum, in effetti è una legge che funziona bene ed è molto democratica nella parte in cui consente ai cittadini di scegliere chi governa, cioè il Premier. Infatti chi vince e prende un voto in più, pensiamo al 2008, tra Berlusconi e Veltroni ha preso più voti il centrodestra e quindi gli elettori hanno scelto Berlusconi. Però non è per nulla democratico e secondo me è anticostituzionale, perché non consente agli elettori col proprio voto di scegliere deputati e senatori. Come andrebbe riformata? Consentendo ai cittadini con il proprio voto, con un solo voto direi io, di scegliere chi governa, cioè chi deve fare il Presidente del Consiglio, e di scegliere il proprio deputato e il proprio senatore. Insomma, bisogna ripartire dal basso e non con i nominati dall'alto.